Carissimi lettori, carissimi follower di ContiG.news, pagina Facebook ContiG.news, pagina Instagram ContiG.news.emad, gli account Emanuele Dondolin ContiG.news, Emma Dondolin ContiG.news, ben trovati a questo nostro appuntamento con i fratelli e le sorelle della Chiesa Evangelica Jesus is Lord Biella. Dear readers, followers of ContiG.news, Facebook page ContiG.news, Instagram page ContiG.news.emad, Emanuele Dondolin ContiG News account, Emma Dondolin ContiG News, welcome back to our appointment with the brothers and sisters of the Evangelical Church, Jesus is Lord Biella. L'altra volta abbiamo iniziato a parlare su come elevarci spiritualmente. Infatti abbiamo concluso con questa bellissima frase: infatti la parola di Dio è vivente ed efficace, più affilata di qualunque spada a doppio taglio, penetrante fino a dividere l'anima dello spirito. Essa giudica i pensieri del cuore. Infatti, proprio da questo passo biblico, riprendiamo con un secondo punto che il pastore Aldrin Padiglia ci parlerà. Pastore, fratello Aldrin, a te la parola. Last time we started talking about how to lift ourselves spiritually. In fact, we conclude with this beautiful sentence: indeed, the word of God is alive and effective, sharper than any double-edged sword, penetrating to the point of dividing the soul from the spirit. It judges the thoughts of the heart. In fact, it is precisely from this biblical passage that we take up a second point that Pastor Aldrin Padilla will speak to us about. Pastor, Brother Aldrin, you have the floor. Pastore, grazie. Buonasera a tutti, buongiorno. Siete sempre benvenuti in questo programma di Dottore Emanuele Dondolin di ContiG.news. L'altra volta abbiamo parlato come proseguire, come diventare matura per la nostra vita spirituale. Abbiamo parlato della la parola di Dio, che è proprio questo qua che abbiamo bisogno. Adesso parliamo un altro step, un altro passo per andare un po' più profondo nella nostra vita spirituale, è la preghiera. La preghiera. Cos'è la preghiera? La preghiera è una comunicazione tra te e Dio. La preghiera è esprimere la tua desiderio, la tua interesse a Dio. Vogliamo esprimere anche cos'è che sta succedendo dentro, tutto quanto. Infatti, quando noi preghiamo, c'è sempre Dio che ascolta il nostro preghiera. È una cosa proprio bellissima il nostro cammino spirituale, perché la preghiera è potente il nostro cammino. Per quello voglio leggere nel Vangelo secondo Matteo capitolo 6, dice nel versetto 6, dal 6: ma tu, quando preghi, entra nella tua cameretta e, chiusa la porta, rivolge la preghiera al Padre al tuo che è nel segreto, e del Padre tuo che vede nel segreto te ne darà la ricompensa. Nel verso 7: nel pregare non usate troppe parole come fanno i pagani, i quali pensano di essere esauditi per il gran numero delle loro parole. Non fate dunque come loro, poiché il Padre vostro sa le cose cui avete bisogno. Ma prima dunque pregate così: Padre nostro, sei nei nostri cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come il cielo anche in terra. E 11: dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimettici i nostri debiti come anche noi le abbiamo rimesse ai nostri debitori,
e non ci esporre alla tentazione, ma liberarsi dal malennio. Perché se voi perdonate gli uomini e le loro colpe, il Padre vostro celeste perdonerà anche a voi. Ma se voi non perdonate agli uomini, neppure il Padre vostro perdonerà la vostra colpa. Padre nostro, la preghiera principale di Gesù è sempre il segno, il simbolo principale della fede cristiana che ci accomuna a tutti, ci unisce a tutti. Amen. E quindi ce lo puoi spiegare anche chi magari non è cristiano, chi non conosce ancora il grande amore e la grande potenza di Gesù. Amen. Proprio dico, la preghiera è una comunicazione proprio da te al Signore. Ma prima che tu preghi, tu devi avere fede, perché è Dio che esiste. Come è scritto nella Ebrei 11:6. Dobbiamo essere credente o dobbiamo credere che c'è Gesù o Dio che esiste. Qua se parliamo o se diciamo diamo la puntata della preghiera, non usate nel pregare non usate troppe parole come fanno i pagani. Sì. Quindi la preghiera è solo esprimere la tua cuore davanti al Signore. Okay. E poi quando preghiamo direttamente al nostro Padre. Certo. Cielo. E spesso e volentieri a volte uno si chiede, un po' l'hai appena detto, ma come si fa a pregare? Perché uno si mette davanti la croce, inizia a chiedere qualcosa al Signore, però molti dicono, come faccio io a rivolgermi a Lui direttamente? E quindi la mia domanda, la domanda più che altro di chi magari non prega o non vuole pregare, quindi è, ma come faccio a parlare al Signore? Il Signore veramente mi ascolta? Quindi una persona non credente potrebbe fare questa domanda. Allora faccio un esempio. Per esempio, non ci conosciamo. Certo. Se io parlo con te, magari non ti credi, perché non ci conosciamo. Certo. Stesso a Dio. Dobbiamo conoscere la sua parola, dobbiamo conoscere la sua volontà. Nella preghiera dobbiamo proprio fare seguire l'acronimo di ACTS. Stands for? Adorazione. C stands for? Confession, che sarebbe la confessione. Quindi adorazione e confessione. T stands for? Thanksgiving. Tradotto in italiano sarebbe ringraziamento. Ringraziamento. S sarebbe? Supplication, quello che chiedi, quello che devi chiedere. Prima di tutto per la A è adorazione. Adorazione semplicemente sta dicendo il Signore, sei un grande, il Signore che ha creato terra e tutto quanto, Signore che non ha, che ama noi, la nostra vita, Signore che ci ha fatto un grande amore per noi. È la prima parte in cui invochi il Signore ad ascoltare la tua preghiera. Ah, capito. Adorazione. Però non solo quello, non finisce nell'adorazione, perché adorazione sta esprimendo la carattere di Dio. Ah, quindi mettere sempre il carattere significa il comportamento, diciamo, di Dio, come mettersi sempre alla sua presenza, quindi. Tipo come Padre nostro, tu sei un grande Dio. Ok. La carattere, la, come si chiama? Il comportamento. Potrebbe essere il modo. Character of God. Il carattere guide. Tipo gli aggettivi del Signore. Amen.
Poi quando dici dopo quella lì devi confessare. Nel confessare o confession devi invocare la tua i peccati, che sarà magari piccolo, grande, ma sempre il peccato. Certo. Dobbiamo chiedere la sua perdono. Dobbiamo proprio chiedere, come si chiama, non soltanto il perdono, anche io ho la sua grazia. La sua grazia, di chiedere la purificazione anche. Perché nel libro della Primo Giovanni, capitolo 1, 9, cos'è che è scritto in italiano quello? Ti ricordi? C'è la prima. Sì, posso leggere anche di qua. Nel Primo Giovanni, lettera di Giovanni, 1 e 9. Qua dice: se confessiamo i nostri peccati, egli è fedele e giusto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità. Okay. Tutti di noi siamo peccatori e dobbiamo proprio confessare i nostri peccati. Perché nel capitolo 8, se diciamo di essere senza peccato, inganniamo i nostri stessi, sì, certo. E la verità non è a noi. Vero, vero, verissimo. Quindi siamo tutti peccatori. Anche perché l'unico puro è il Signore, sì. Gesù. Sì. E in questo punto, se noi chiediamo la sua grazia, sempre fedele, per perdonarci. Quindi, tu Joyce, your confession? Un po' di parole, sì. Nella parte della confessione, per la seconda parte, è appunto solo confessarci e chiedere la sua grazia in noi, appunto come ha detto il nostro pastore, chiedere scusa, chiedere perdono al Signore, perché appunto noi come cristiani, ma non solo noi cristiani, ma tutte le persone nel mondo siamo nati peccatori, appunto perché siamo peccatori anche se non ce ne accorgiamo. Infatti ogni volta che preghiamo diciamo: perdona per i peccati che abbiamo commesso, che sappiamo che li abbiamo commessi e che non sappiamo. Perché anche se alla fine della giornata arriviamo nel dire: ah, oggi sono stata una brava persona, non ho commesso nessun peccato, lì abbiamo torto, perché ogni volta, ogni giorno, anche se non ce ne accorgiamo, c'è sempre quel piccolo peccato che abbiamo fatto. Magari camminiamo per strada, è una bella giornata, vedi una persona e tu creiamo, diciamo, un esempio, fai un pregiudizio con la persona, tu in quel momento stai peccando, certo. Anche se non te ne accorgi, è sempre un peccato. Infatti ogni giorno bisogna sempre chiedere perdono al Signore e richiedere sempre quella purità di ritornare in noi. E il terzo punto? Sì, andiamo avanti. Avanti, il terzo, terzo punto è ringraziamento. Thanksgiving. Ce ne tante che ringraziamo il Signore, il nostro l'aria, sì, sì. La forza che abbiamo, tutto quanto abbiamo, dobbiamo sempre ringraziare il Signore in nostra vita. Vai Joyce. Allora, il Signore, vuole dire il pastore, ci ha detto di ringraziare sempre il Signore e ha ragione. Ma tante persone pensano che questo è uno dei miei argomenti preferiti, ovvero il ringraziamento. Tante persone, sapete, no, quando qualcuno ci fa qualcosa di buono oppure ci regala qualcosa, la prima cosa che ci viene da dire è grazie. Però proviamo ad invertire i ruoli. Se quella persona ci fa qualcosa di brutto, cosa facciamo? Non lo mandiamo in un altro paese, ma dobbiamo ringraziarlo. Perché ringraziarlo? Perché questo è quello che ci dice il Signore. Questo è quello che ci dice la Bibbia, ovvero di amare gli altri come amiamo noi stessi. Amen. Per esempio, magari non è loro, una persona dice qualcosa su di noi, però non lo fanno apposta, non dobbiamo avere dobbiamo avere un malincuore, certo, verso i loro confronti. Oppure anche se lo fanno apposta,
dobbiamo continuare ad essere felici, perché poi sarà il Signore che poi farà qualcosa. Non dobbiamo cercare vendetta, come dice la Bibbia. E come dice un versetto che tu puoi cercare, Giacomo. Scusate, un po' di mal di gola oggi. Nessun problema, è la temperatura. Giacomo 1, sì. Versetto 2 e 3. Allora lo leggo. Fratelli miei, Giacomo, lettera di Giacomo, capitolo 1, versetto 2 e 3. Fratelli miei, considerate una grande gioia quando venite a trovarvi in prove svariate, sapendo che la prova della vostra fede produce costanza, versetto 4, e la costanza compia pienamente l'opera sua in voi, perché siate perfette e completi, di nulla mancate. Esatto, questo è uno dei miei versetti preferiti, appunto perché parla di ringraziare il Signore anche nei nostri, nelle nostre prove, giusto? Sì. In ogni nostra prova, in ogni volta che ci troviamo davanti a una prova difficile, ogni volta che ci troviamo davanti a un problema, la prima cosa che dobbiamo fare è ringraziare il Signore. Perché cosa significa? Che il Signore ci ha dato quella prova appunto per aiutarci a crescere non solo mentalmente o emotivamente, ma specialmente spiritualmente, appunto perché senza le prove, possiamo dire che senza i problemi, senza le prove, non riusciremo mai ad avvicinarci di più verso la parola di Dio. Sapete, no, quando facciamo un esempio, una mamma deve dare qualche cibo al bambino, però se riformulo, la mamma deve sfamare il bambino, ma se il bambino non fa quello che la mamma gli dice, allora, e la mamma continua a dargli il cibo anche se il bambino non lo obbedisce, allora diciamo che lo vizierà. Appunto il Signore, con questa dimostrazione vorrei dire che il Signore ci dà le prove, ci dà i problemi, ci dà ogni svariata prova, appunto non perché ci odia oppure non perché ci vuole del male, ma appunto perché ci vuole aiutare a crescere. Un'altra illustrazione che volevo fare, sapete, immaginiamo una scala. Una scala con, come si chiama? Cosa dove? Andrini. Una scala, sì. Col corrimano. Ecco, il corrimano, esatto. Immaginiamo la nostra vita come un grattacielo. E la nostra vita sono le scale. E ogni volta che saliamo da piano a piano, sapete, no, che le scale diventano ancora più pesanti, diventano più faticose. Signore, nella nostra vita è come il corrimano, c'è sempre nelle nostre vite. Amen. Ed è sempre lì ad aiutarci ad andare nello step successivo. E sì, nell'ultimo punto della preghiera dei ACTS, cioè ACTS, sarebbero supplication, che sarebbero in italiano le supplicazioni. Cosa sarebbe la tua preghiera? La preghiera. Tua request. La richiesta. Quello che vuoi chiedere al Signore che succeda nella tua vita, per esempio, Signore, magari in quel momento stai male dentro, fisicamente o emotivamente, chiedi Signore per la sua grazia, che certo, nella tua vita. Oppure se hai bisogno di aiuti, parlo per me che sono una studentessa. Se hai bisogno di aiuto nello studio, chiedi al Signore aiutami nello studio, non la mia volontà ma la tua vibra. Oppure se sei un lavoratore come voi, potete dire Signore aiutami nel mio lavoro. Cioè ogni cosa che il tuo cuore ti dice in quel momento, ogni cosa che hai bisogno e che sai che il Signore farà qualcosa nella tua vita, chiedi al Signore. Veramente questa tanta grazia, una grazia più grande che il Signore ogni giorno ci può manifestare con il suo amore, con la sua testimonianza, con i suoi aiuti. E quindi senza di Lui, come spesso ci siamo detti tante volte, siamo veramente persi. Però proseguiamo in questo studio biblico, in questo incontro. Quindi, Pastore, ci puoi raccontare anche la preghiera vista come
in questo periodo, ecco, mettiamola così, in questo periodo dove il mondo è sempre in crisi, dove ci sono sempre tante guerre e molti popoli, almeno quello che ho notato io, sembra che si dimentichino dell'amore grande di Gesù. Come si può aiutare chi non è ancora innamorato di Gesù, chi nei momenti di sofferenza non si ricorda del suo amore o magari preferisce criticarlo? Che consiglio daresti? Allora, prima di tutto, come noi credenti, anche se non è credente, crediamo sempre che c'è sempre Dio di se stesso. Prima di tutto, come è scritto negli Ebrei, lettera degli Ebrei, capitolo 11, 6, ma qua dice, lettera agli Ebrei 11:6, ora senza fede è impossibile piacergli, poiché chi si accosta a Dio deve credere che egli è che ricompensa tutte quelle che cercano. Vuol dire che dobbiamo proprio credere che c'è Gesù, c'è il Signore, c'è Dio che esiste. Ogni cosa che noi preghiamo c'è la sua che ascolta noi. Ogni tempo che noi preghiamo, specialmente in questo periodo c'è la guerra, sempre preghiamo che Dio ti darà sempre la pace. Pace, certo. Dio ti darà sempre le cose per tutti. Per quello dobbiamo chiedere la sua intervention. Intervento, sì. Intervento ad ogni cosa. Certo. Per quello dobbiamo proprio ringraziare il Signore che nel momento qui, nel nostro occhio spirituale, il nostro Dio sta facendo una cosa meravigliosa nel mondo. Magari altri non notano, per noi come cristiani, come credenti, crediamo che c'è proprio Dio, il Signore, che ascolta il nostro preghiera. Amen. È proprio sempre bello essere qui con voi, per il grande amore che ogni giorno manifestate, ed è sempre bello testimoniare la fede in Dio. Oggi per la Jesus is Lord è anche un giorno importante. Sì. E se non sbaglio il tema è l'Holy Communion. Cosa significa, pastore? Noi come credenti facciamo sempre l'Holy Communion ogni prima settimana del mese, che noi commemoriamo che c'è Gesù che ha sacrificato la sua vita, sporge anche la sua sangue per avere la salvezza e anche il nostro healing, il nostro guarigione. Per quello ogni tanto dobbiamo proprio ringraziare il Signore tramite questo Holy Communion, che noi crediamo che uno del comandamento che il Signore dobbiamo fare con i credenti. Sì, perché ricevere il corpo di Cristo, la sua e anche il sangue di Cristo, sì. Quindi noi tutti praticamente ci incarniamo in Lui e quindi abbiamo la grande forza di poter riuscire a vivere come Lui solo ha voluto per noi nel grande albero della verità. E quindi prima della conclusione devo fare un ringraziamento di una notizia che ho appena ricevuto. Ringrazio alcune scuole biellesi che grazie a tutte le nostre video rubriche stanno parlando di Spiritual Revival e della Jesus is Lord Biella. Se volete conoscere la Jesus is Lord Biella, ricordiamo gli appuntamenti, pastore.
Il sabato c'è un incontro di preghiera, siete benvenuti verso le 7 di sera, siete benvenuti insieme con noi a pregare. Anche domenica dalle 10 alle 12 di mattina abbiamo un culto tutto aperto per tutti. E quindi grazie per la gentile disponibilità, per l'affetto, grazie a tutta la famiglia quale sono molto legato della Jesus is Lord, grazie di accoglierci e accogliermi sempre in questa bella famiglia che sento da qualche tempo anche mia. E a tutti voi alla prossima puntata. Thank you for your kind availability and for your affection. Thank you for welcoming me and always welcoming us into this beautiful family that I have also been hearing for some time. And see you all next episode. Alla prossima, grazie a tutti. Arrivederci.